Parliamo di scuola. Sui giornali si parla molto del trasferimento degli insegnanti da sud a nord, di concorsi, di ricorsi, ma pochissimi si chiedono se la scuola funzioni o meno. Che cosa vuol dire funzionare? Ovviamente la scuola non è un'agenzia di collocamento, ma deve dare quegli strumenti di base che permettono ai ragazzi di orientarsi nel mondo dell'informazione. E cioè? Leggere e capire cartine, mappe, pagine web, articoli di giornali e bandi di concorso. Capacità e competenze come queste si ottengono frequentando la scuola dell'obbligo, elementari, medie e superiori. Pensate che nel 1951 9 italiani su 10 avevano frequentato al massimo la scuola elementare. Un mare di operai, di contadini, di soldati con capacità culturali sicuramente molto deboli. Era una scuola che funzionava? Certamente sì, ma solo per quell'unico italiano che aveva un titolo di studio superiore a quello elementare. Era una scuola di classe? Certamente sì, perché non colmava le diseguaglianze di partenza e promuoveva solo i figli dei ricchi. È una scuola che promuove solo i figli dei ricchi, non è una scuola giusta. Oggi il panorama è radicalmente cambiato. Intanto quasi tutti i ragazzi vanno a scuola e quasi tutti ottengono un titolo di studio di maturità. Però c'è qualcosa che non torna. Ad esempio, i laureati sono solo una sottilissima striscia rispetto a tutta la popolazione. E se anche noi stringiamo il fuoco sui giovani, cioè su quelli tra 24 e 35 anni, solo uno su quattro è laureato. Dunque viene da chiedersi se questa scuola sia veramente giusta, cioè se sia in grado di colmare le diseguaglianze di partenza, e se funziona. Altrimenti a cosa mai servirebbe?